al King di Fano, ma scatta l'allarme delle barriere antitaccheggio, preso dalla polizia insieme al complice dopo la fuga in auto. Ciclovia del Metauro in via Galilei a Fano si sperimenta a senso unico alternato riducendo la carreggiata. L'obiettivo è quello di valutare un cambio di tracciato ed evitare gli espropri. Compie 50 anni l'incontro internazionale polifonico Città di Fano, al via le celebrazioni con una serie di iniziative. Novità assoluta, un concorso nazionale di canto corale. Domenica la prima sfilata del Carnevale di Fano e corsa alle tessere e ai biglietti, postazioni getto da tutto esaurito. Fano TV continua il viaggio alla scoperta dei nuovi carri, l'intervista a Luca Vassilic, autore di Pop Connection. A Pesaro i campionati mondiali di ginnastica aerobica 2024, la capitale italiana della cultura si è aggiudicata la manifestazione che porterà in città oltre 600 atleti di 50 nazionalità diverse. Dopo il telegiornale torna Primo Cittadino, ospite in diretta il sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. In primo piano l'operazione Lampo degli agenti del commissariato di Fano diretti da Stefano Seretti, che sabato scorso hanno rintracciato e fermato due uomini di nazionalità italiana sorpresi con circa 1000 euro di refurtiva. Il colpo era stato messo a segno poco prima al King di Bellocchi, dove era scattato l'allarme delle barriere antitaccheggio. Malviventi colti sul fatto e subito fermati dalla polizia. Matteo, esattamente che cosa è successo sabato scorso? Allora, sabato mattina ero presente qui in negozio, e ero all'ingresso del punto vendita e praticamente ho visto questo ragazzo che ha oltrepassato l'ingresso con le barriere antitaccheggio, ha suonato e al primo scusa lui si è girato, ha guardato e ha iniziato a correre. Io istintivamente mi è venuto da rincorrerlo fuori perché immaginavo che probabilmente aveva qualcosa di nostro addosso che non aveva pagato, perché l'ho visto che non era transitato in cassa, e l'ho rincorso fino al parcheggio del Tag Hotel e è salito in macchina e l'ha braccato subito la macchina della polizia. E lì poi c'era da attenderlo un altro complice all'interno di quell'auto. Voi avete segnalato il fatto subito alla polizia e poi che cosa è successo? Ah, io ho chiamato subito la polizia, visto che poi l'aveva già fermato lì fuori, quindi poi dopo sono andato a vedere insomma quello che effettivamente aveva preso e basta, poi sono andato commissariato a fare tutte le pratiche del caso, diciamo. Che tipo di abbigliamento avevano rubato e dove lo avevano nascosto? Era tutto abbigliamento firmato. Abbigliamento uomo, abbigliamento donna. Era nascosto praticamente, ce l'aveva qualcosa sotto, da come ho capito, perché poi io non l'ho visto, che proprio si spogliava, diciamo, e nello zaino, questo mi hanno detto. A quanto ammonta la refurtiva? Sui 1000 passero mi pare che era, sì. E vi è già stata riconsegnata? Purtroppo è danneggiata, quindi non risulta vendibile. Quindi c'è anche questo danno qui per la nostra azienda. Ringrazio vivamente la polizia, anche perché poi abbiamo un contatto stretto con loro, perché poi qui in negozio siamo molto attenti a questi tipi di episodi e mi interfaccio con loro e li ringrazio perché ci hanno fatto veramente un ottimo lavoro. E non era nemmeno il primo furto messo a segno qua? Era capitato, nel senso che apposta noi siamo, io con tutto il mio staff, siamo focalizzati, molto attenti a questi tipi di episodi, perché poi ci stiamo attenti e quindi sì, a volte sono capitati e tantissime volte ci siamo accorti e l'abbiamo denunciato e poi abbiamo insomma fatto tutto presente tramite denunce alle forze dell'ordine e la maggior parte delle volte li prendiamo, insomma, cioè ci accorgiamo, anche perché il dispositivo antitaccheggio è fatto apposta, quindi poi ci viene in soccorso anche quello.
Il contratto dei 30 lavoratori interinali dell'asta di Pesaro Urbino verrà prorogato fino al 31 luglio 2023. La decisione è stata assunta di comune intesa con la direzione. Lo fa sapere l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini rispondendo alle preoccupazioni emerse a seguito del cambio al vertice dell'azienda sanitaria tra Maria Capalbo, nominata nuovo direttore generale dell'IRCA di Ancona, e Gilberto Gentili. Tra le figure interinali ci sono videoterminalisti, un idraulico, un elettricista, 8 centralinisti, autisti e magazzinieri. Trascorso questo periodo, aggiunto l'assessore, verranno indette idonee procedure selettive per acquisire figure professionali equivalenti, perché l'assunzione nel pubblico impiego, come noto, può avvenire solo tramite concorso. Intanto la proroga dei contratti è necessaria per non creare disservizi gestionali come la cassa CUP, il magazzino farmacia, il centralino e i trasporti interni. Torniamo a parlare della ciclovia del Metauro, per la quale alcuni residenti hanno avanzato lamentele per via degli espropri. Dopo un incontro in regione, l'assessore ai lavori pubblici del comune di Fano, Barbara Brunori, annuncia una sperimentazione a senso unico alternato in via Galilei che, se poi dovesse andare a buon fine, comporterebbe una modifica al tracciato ma anche un sospiro di sollievo a diversi abitanti. Un modello innovativo per tutto il sistema di mobilità delle Marche, funzionale allo sviluppo del turismo e all'incremento della mobilità quotidiana. La ciclovia del Metauro era stata definita così dall'assessore regionale Francesco Baldelli in occasione della firma del protocollo d'intesa con il comune di Fano per dare il via alla realizzazione dell'infrastruttura e dei tratti della ciclovia adriatica che interessano il territorio fanese. 10 in totale i comuni attraversati per 74 km di lunghezza. Invece il finanziamento stanziato che coprirà la realizzazione del tracciato di 35 km da Fano a Fossombrone, passando per Cartoceto, Colli al Metauro e Monte Felcino, è pari a 6,5 milioni di euro. Una cifra incrementata rispetto alla disponibilità iniziale grazie ai 2 milioni aggiunti dall'assessorato alle infrastrutture della regione e che pone le basi per candidare la ciclovia del Metauro a far parte del gruppo delle ciclovie nazionali. Nel corso di questi mesi però non sono mancati dibattiti, confronti e polemiche. In particolare, dopo l'invio delle procedure di esproprio, alcuni residenti hanno presentato osservazioni e chiesto una modifica del tracciato. È il caso di via Galilei, per il quale giovedì 2 febbraio partirà una sperimentazione di senso unico alternato che proseguirà fino al 9 febbraio nel tratto che va dal civico 65 al 68. Ad illustrare maggiori dettagli, l'assessore ai lavori pubblici del comune di Fano, Barbara Brunori. È una sperimentazione aperta, cioè nel senso che non è semaforizzata, è a vista e sarà costituita semplicemente da dei New Jersey che in quel caso ingombreranno una corsia di marcia proprio per far sì che il traffico sia uno alla volta. Questa è una sperimentazione che faremo per una settimana, propedeutica a quella che naturalmente è la ciclovia del Metauro, una ciclovia che stiamo progettando insieme alla Regione Marche e per cui ringrazio l'assessore Baldelli e tutti i tecnici che si sono messi a disposizione, perché da loro prima proposta loro proponevano di passare in una via che è sul retro di via Galilei, per la quale ci sono arrivati comunque 9 osservazioni, e alla luce anche di quelle che sono state le tante richieste dei residenti di quella via di decelerarla, perché diciamo la velocità dei mezzi in transito era sempre piuttosto elevata, noi abbiamo pensato di far sì di fare una nuova proposta e quindi appunto di far passare la ciclovia su via Galileo Galilei. Per far questo abbiamo bisogno di una sperimentazione, perché le cose non si inventano naturalmente e devono poi conciliarsi con quello che è la vita di tutti i giorni e quindi con i nostri bisogni, per cui una settimana verificheremo un po' l'impatto sul traffico e poi procederemo. Colgo l'occasione anche per ricordare che tutte le osservazioni possono pervenire entro il 6 di febbraio rispetto alla ciclovia del Metauro, una ciclovia che è consultabile anche sul sito del Comune di Fano, proprio sulla parte legata all'amministrazione trasparente e le opere pubbliche. All'interno troverete davvero tutte. E le osservazioni invece vanno rivolte comunque alla PEC della Regione Marche. Diamo spazio adesso alle vostre segnalazioni che sono arrivate anche nel fine settimana e partiamo dalla zona della Trave. Questa, ha scritto un reporter, è la situazione dopo 2 ore di pioggia di fronte all'ingresso del circolo tennis e del circuito ciclistico Marconi. Personalmente ritengo che il lago che vedete sia il male minore. Qui ogni giorno transitano centinaia di auto e l'asfalto in condizioni pietose. Ancora peggio, proseguito, se percorriamo via Frusaglia, la strada che porta al campo da baseball e calcio. La segnaletica stradale è presso
pressoché inesistente. Le macchine transitano in mezzo ai parcheggi con enorme rischio per l'incolumità delle persone. Nei fine settimana poi arrivano decine di auto e spesso anche pullman che ovviamente non sanno né dove né come fermarsi. Ora, concluso, sembra che l'area verde qui di fronte sia destinata a uno sgambatoio per cani invece di pensare ad allargare il parcheggio, che sarebbe la cosa più sensata. Mi chiedo, ma gli assessori parlano mai con i residenti, ha concluso, per capire quali siano le reali esigenze? Una lamentela arriva anche da Bellocchi. Hanno chiuso una buca a circa 2 metri, ha commentato un telespettatore, ma questo rigonfiamento dell'asfalto che è lì da più di 2 anni, niente. La foto è stata scattata all'incrocio tra via Prima Strada e via 18ª Strada. Un'altra foto che riguarda sempre le condizioni del manto stradale è arrivata dall'incrocio via Cellini, via Bianchini. Cambiamo argomento, sono numerosi gli appuntamenti da febbraio fino ad agosto che accompagneranno l'evento di punta del 50° incontro internazionale polifonico Città di Fano, in programma dal 27 agosto al 10 settembre. Tra le novità, un concorso nazionale di canto corale. Sentiamo. In attesa del 50° incontro internazionale polifonico Città di Fano, in programma dal 27 agosto fino al 10 settembre, sono diversi gli appuntamenti che caratterizzeranno questo momento tanto atteso nella città fanese e nella regione Marche. Nei giorni scorsi sono state presentate le tante iniziative già a partire dal mese di febbraio in attesa dell'incontro. La direzione artistica è stata affidata al maestro Lorenzo Donati, uno dei direttori di coro più importanti e conosciuto non solo in Italia, ma anche a livello nazionale. Parte un festival che celebra i 50 anni di cori a Fano, quindi è un festival importante che ha voluto avere una prima parte dell'anno preliminare. Normalmente il festival si svolge tra fine agosto e primi settembre. Quest'anno invece, oltre a queste 2 settimane intense che ci saranno, e saranno proprio il 50°, abbiamo voluto inventare dei momenti preliminari. Iniziamo con una collaborazione con il Carnevale e quindi il 20 di febbraio ci sarà un ensemble vocale dalla Val d'Aosta che farà musica del Rinascimento scritta proprio per il Carnevale veneziano. Poi avremo un coro danese il 7 di marzo, un coro di giovani dalla Danimarca che vengono a cantare. Il 1° di aprile invece il coro malatestiano farà un concerto per la Pasqua, questo è il sabato prima di Pasqua, e a San Paterniano sempre. Poi avremo invece una importante novità, un concorso corale nazionale l'11 di giugno, domenica 11 giugno, si spera di avere almeno una 15ina di cori iscritti per una giornata di cori che sono in competizione per 4 premi in 4 categorie differenti, e questa prima parte dell'anno si conclude con un progetto collegato alla Festa del Mare che è il Canto del Mare, che è un'opera scritta da vari autori a livello musicale per proprio il coro malatestiano e dedicata alla Maria Risorta di Grimaldi, quindi un romanzo che parla di Fano e che parla della povertà e dell'Ottocento, il rapporto col mare in quest'epoca. Le location dell'appuntamento finale tra agosto e settembre verranno comunicate nei prossimi mesi, ma tra queste sicuramente c'è la Basilica di San Paterniano. Seguiranno poi diverse attività formative con l'Accademia Europea per Direttori di Coro, curata da Feniarco, e il laboratorio organizzato dall'ARCOM, poi i corsi I Love Ut Choral Academy, fino ad arrivare ad una maratona corale con la partecipazione di circa 50 cori. I dettagli sono riportati sul sito coropolifonicomalatestianofano.com. L'iniziativa è stata presentata all'interno del Comune di Fano, che sostiene l'evento. 50 anni si raggiungono quando c'è determinazione e qualità, e vorremmo che questa determinazione e qualità fosse contagiosa in una città come Fano, che ha grandissimi punti di cultura alti, grandissimi eventi, e dovrà magari imparare ad essere sempre più corale, a fare sempre più rete. Il coro polifonico quest'anno con i suoi 50 anni si apre ancora di più a tutti gli altri eventi della città. Sarà un incontro molto importante che vedrà la collaborazione all'interno del territorio, all'interno della città, ma anche una collaborazione aperta a tutto il territorio nazionale e anche all'estero. Quindi assolutamente un incontro e un anniversario da non perdere.
Sono saliti a 21 i comuni dell'itinerario della bellezza nella provincia di Pesaro Urbino ad arricchire il progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato da Confcommercio Marche Nord. Sono Cartoceto, Isola del Piano, Monbaroccio, Mondolfo e Piobbico. Il direttore Amerigo Varotti ha incontrato il sindaco Nicola Barbieri. Siamo contenti di entrare a far parte di questo progetto che mette in rete tanti comuni della nostra provincia, hanno commentato Barbieri e l'assessore al turismo Davide Caporaletti. Con l'itinerario della bellezza, hanno spiegato, avremo ulteriore visibilità e promozione sia a livello nazionale che internazionale, grazie ad esempio alle fiere turistiche a cui Confcommercio partecipa. Dopo il record di presenze turistiche della scorsa estate, ora siamo al lavoro per programmare al meglio, insieme agli operatori e alle associazioni, la prossima stagione. Ora torniamo a parlare del Carnevale di Fano, che domenica debutta con la prima delle tre sfilate in Viale Gramsci. Esaurite le postazioni getto, ancora liberi alcuni posti in tribuna. Con il vicepresidente Stefano Mirisola abbiamo fatto chiarezza anche sui biglietti d'ingresso. La città della fortuna è pronta ad accogliere la nuova edizione del carnevale più antico e dolce d'Italia. Domenica 5 febbraio i carri allegorici e le mascherate invaderanno Viale Gramsci per far rivivere ad adulti e bambini la magia di una delle manifestazioni più amate e importanti della regione. Tradizione, arte, musica, cultura e creatività sono pronti a riempire un contenitore di gioia e allegria, a partire dal mattino con il carnevale dedicato ai più piccoli e con centinaia di studenti delle scuole cittadine. Alle 15 poi avrà inizio il primo corso mascherato con l'immancabile getto, lo storico lancio di dolciumi dai nuovi carri allegorici di prima categoria alti fino a 18 metri. Gli ospiti ufficiali saranno Ciccio, Rossella e Buzz, direttamente da Tutti Pazzi per RDS. Mancano pochi giorni alla prima sfilata di carnevale, come stanno andando le vendite di biglietti, tribune e postazioni getto? Allora, le postazioni getto sono andate sold out praticamente subito, tant'è che adesso stiamo valutando di rimpinguare le nostre casse di dolciumi per permettere anche ad altra gente di poter fare il prestigioso e famosissimo getto del Carnevale di Fano. Mentre nelle ultime ore proprio si è scatenata la corsa, anche viste le previsioni meteo, ad accaparrarsi i migliori palchi e le migliori tribune. Quindi c'è ancora un po' di posto, qual è il prezzo? Allora, qualche posto ancora c'è rimasto, e praticamente le tribune costano 18 euro il posto singolo in tribuna, ingresso compreso, 270 euro il box singolo che può contenere fino a 15 persone, sempre compreso l'ingresso, ci sarà ovviamente la tribuna disabili gratuita su prenotazione e comunque ancora disponibile a prevendita online per entrare nel corso mascherato. E a 13 euro il prezzo intero, 11 euro il ridotto per i disabili, ragazzi da 140 cm fino a 18 anni, gli ultra 65enni, militari e gruppi minimi di 25 persone. Naturalmente per i tesserati dell'ente carnevalesca, gli accompagnatori disabili e gruppi di bambini sotto 1,40 m di altezza, il biglietto costa 1 euro. E nel caso di annullamento di una sfilata che cosa succede? In caso di annullamento va in coda, quindi chi perde la sfilata del 5 o magari del 12 o del 19, ma speriamo anche di no perché ci sarà sicuramente bel tempo, il biglietto sarà valido per la domenica successiva, quindi per il 26 di gennaio. Oltre al tesseramento online siamo disponibili anche presso l'ente carnevalesca e dal 3 di febbraio anche a Palazzo Bracci Pagani, dove aprirà il Palazzo del Carnevale, dove ci sarà una bellissima mostra dedicata al centenario della musica rabita. Saremo lì a vostra disposizione per il tesseramento e la vendita dei biglietti. Vi aspettiamo al Carnevale. E continua la nostra avventura tra i carri allegorici del Carnevale di Fano. Filippo Pucci ha intervistato Luca Vassilic, che ha realizzato Pop Connection. Proseguiamo con il nostro viaggio alla scoperta dei carri allegorici 2023 del Carnevale di Fano. La prossima opera che andremo a vedere è quella realizzata da Luca Vassilic dell'associazione Carnival Fano. Allora, Pop Connection, che è il progetto che porteremo quest'anno in sfilata, rappresenta un'enorme galleria d'arte dove compaiono le maggiori icone dell'arte pop realizzate in maniera tridimensionale e in movimento. Comparirà tra loro Andy Warhol, che tornato i giorni d'oggi con tanto di visore 3D riviverà la sua creazione, perché appunto Andy Warhol, uno dei padri della pop art, rivivrà appunto questa sua creatura ai giorni d'oggi, quindi appunto in maniera digitale e virtuale. Si immergerà in questa realtà dove ci saranno tante sorprese, ecco, sia per lui che per lo stesso pubblico.
Troveremo diverse appunto icone che hanno rappresentato e rappresentano tuttora appunto la pop art, che come corrente d'arte creata appunto per la vendibilità alla massa. Troveremo Marilyn Monroe appunto nella famosa serigrafia di Andy Warhol, troveremo il barattolo della zuppa Campbell, troveremo opere di Roy Lichtenstein, opere di Banksy, per strizzare l'occhio anche al presente in maniera anche un po' irriverente. Troveremo opere di Mondrian, ci sarà un'enorme tela di Mondrian che farà retro al carro e che sarà insomma un altro bel colpo d'occhio a livello scenico. Keith Haring ovviamente non poteva mancare, e altre torri insomma che troverete e riconoscerete lungo la sfilata. Ovviamente io, tutta la squadra, Andy Warhol e tutti gli autori pop vi invitiamo a partecipare alle sfilate del 5, 12 e 19 febbraio al Carnevale di Fano, e mi raccomando, viva la pop art e viva il Carnevale, e chi lo fa. Pesaro si aggiudica i campionati mondiali di ginnastica aerobica maschile e femminile 2024, battendo la concorrenza del Cairo. Ad annunciare il primo grande evento sportivo internazionale nell'anno della capitale italiana della cultura è l'assessore con delega allo sport Mila Della Dora. La manifestazione si svolgerà a settembre 2024 al termine della Fiera di San Nicola e sarà ospitata dalla Vitrifrigo Arena. Sarà l'appuntamento clou dell'anno per questa disciplina, ha ricordato il presidente della Federazione Ginnastica d'Italia Gerardo Tecchi, e sarà una grande opportunità di indotto turistico per la città e il territorio. Come spiegato dal direttore del comitato organizzatore locale Marco Cadeddu, le nazioni che parteciperanno alla competizione sono circa 50, per un coinvolgimento di oltre 600 atleti più lo staff di accompagnatori. I primi giorni delle due settimane di gare saranno dedicate alle competizioni junior, seguiranno i campionati mondiali di ginnastica aerobica, e mentre il logo della manifestazione verrà disegnato dai ragazzi del liceo Mengaru. Ed ora apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Marsina Tombari e Arnaldo Marchetti, residenti a Fano, che sabato scorso hanno festeggiato 62 anni di matrimonio, quindi le nozze d'avorio. Congratulazioni e auguri anche da parte di tutto lo staff di Fano TV. Questa sera torna Primo Cittadino, il programma dedicato ai sindaci del nostro territorio. Ha raggiunto i nostri studi il sindaco di Terra Roveresca Antonio Sebastianelli, che tra poco in diretta risponderà alle vostre domande. Dunque rimanete sintonizzati, il tempo delle previsioni, le previsioni meteo, e poi ritorniamo in studio.